Le orecchie non sono livellate, la sinistra è più alta della destra. Hai la gamba sinistra leggermente più corta della destra, ok? Guarda i malleoli, non i piedi. Sì. Okay? Abbiamo un problema con la mandibola da questa parte. Ah, infatti fa male. Infatti esatto. Questo muscolo pitiloideo esterno, che è contratto a destra, può dare i mal di testa. Dimmelo tu com'è. No, è più forte. Perché se lo dico io non mi credono. No, è più forte, più forte. Adesso diranno che t'ho pagato. Tira un po'. Eccolo qui. Sentito? Mamma mia, sì. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Zeno che è venuto a trovarmi perché ha visto un po' di video sui social, giusto? Ci vuoi raccontare un pochino la tua storia, come mai sei venuto qui in visita? Allora, 2 anni fa ho smesso di giocare a basket e sono iniziati tutta una serie di problemi dovuti al malallenamento in palestra specialmente. E fin da piccolo soffrivo anche, diciamo, di un forte mal di testa in questa parte qua, questa okay. parte solo destra. Solo a sinistra? Ah, solo sì, a destra, scusa. Solo a destra, sì, sono fortissimo nella parte destra e ultimamente allenandomi nella lat machine ho contratto tutta la parte posteriore della schiena, sia qua che qua, e la cervicale è in fiamme. In fiamme, sì, dolentissima da ormai molto tempo. Oltre a tendiniti agli avambracci e tendiniti alle tibie. Okay. Quindi faccio anche per correre. D'accordo. Allora, in virtù di ciò ti faccio salire su queste impronte, passando dal lato. Esatto. Metti bene i piedi sulle impronte. Ok, guarda dritto. Allora, vedendo la postura, partiamo da sopra, vediamo che le orecchie non sono livellate, la sinistra è più alta della destra. Le spalle invece è il contrario, perché abbiamo la destra più alta della sinistra, ok? Bene, quindi, testa, vabbè, lui è molto alto, quindi questo è il riferimento della testa, sta così. Questo sarebbe il riferimento delle spalle, sta così. Quindi già abbiamo un'indicazione. Questo muscolo è più lungo e verosimilmente un po' più debole di questo. Vediamo il bacino. Il bacino segue la testa, ok? Quindi è più alto a sinistra. Adesso continua a guardare dritto, vediamo la distribuzione del peso, che è interessante perché abbiamo 33 kg a sinistra e 24 a destra, quindi 9 kg di differenza, che non è poco. Quindi adesso dobbiamo capire come mai e cercare di ribilanciare questo problema. Scendi pure e vieni seduto sul lettino, per favore. Ok. Se non sbaglio dovresti aver fastidio qua, giusto? Pochino. Qua com'è? No. Meno. Lo stesso dovrebbe essere qua su, quindi un po' qua. Sì. Qua meno. Sì. Se però vengo in mezzo fra questi due punti dovrebbe essere più qua, qua meno. Sì. Vi starete chiedendo come faccio a saperlo. Lo so perché ho visto com'è la sua postura e quindi mi sono già fatto un'idea dei blocchi che posso trovare e delle tensioni muscolari che si possono essere create. Credo che avremo anche un problemino, guarda dritto, qua sotto fa male? Non tanto. Non tanto, a confronto di qua? Neanche. Neanche, c'è differenza tra questo un po' di più, sì. E questo? Sì, più a destra? Più, sì, okay. Senti, se io su questo punto premo, qua migliora o resta uguale? Migliora un pochino. Migliora un pochino, se lascio? No. Ok, giri bene, giri bene. Andiamo qui come alzi, guarda dritto, morbido, peso morto proprio, eccolo qui. Ok, fai un po' più di fatica agli ultimi gradi, ma ci arrivi. Vediamo di qua, qui vai liscio come l'olio. Pancia in aria, testa qua. Ok, hai la gamba sinistra leggermente più corta della destra, ok? Questo è apprezzabile dai malleoli, se vuoi te lo faccio anche vedere. Guarda i malleoli, non i piedi. Sì, okay. Sì. Vediamo come girano. No, girano bene. Fastidio qua? Poco, un po' sì. Qua meno? Sì, molto meno, sì. Sull'esterno dovrebbe essere più qua, qua meno. Sì.
Poi beh, dovresti avere fastidio qua, qua meno. Sì. Scendendo dovresti averne un po' qua e qua meno. Sì. Confermi? Sì, sì, sì. Ok, sì. Adesso vediamo. Leggermente, però sì, sì, sì. Ma a me non interessa tanto l'intensità quanto la differenza tra lato e lato. Se c'è differenza, sono sulla giusta strada. Se non c'è differenza, vuol dire che devo cercare altrove. Okay. Dritti i gomiti, spingi uno contro l'altro, stringi i denti, spingi, spalanca la bocca grande. Ok, vieni a riprendere da qua anzi meglio forse. Quando lui apre la bocca, fate attenzione come la apre, vai, spingi, ok, non perde la forza, però aprendo devia di là, hai un click quando apri? Sì, vediamo dov'è. Apri grande, chiudi, apri da solo, eccolo, è a sinistra, chiudi, no, no, ti dico io cosa e quando, apri di nuovo, vedi che apri dritto, chiudi, e non c'è più il click, apri di nuovo, chiudi e non c'è più il click. Abbiamo un problema con la mandibola da questa parte. Ah, infatti fa male, infatti io sento... Ok, però oggi non è primario, adesso vediamo il cranio per il mal di testa. Spingi su, non piegare il gomito, spingi su, ok, spingi, 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 spingi. Sì, fa perdi, eh? Ci hai fatto caso? Ossigena, respira, sì. Va bene? Sì. Adesso abbiamo un problema con la parte cranica, guarda caso a sinistra, il dal lato dove hai il click. Dritti i gomiti, inspira profondo e trattieni l'aria, spingi. Quando tieni l'aria non ce la fai resistere. Oh. Questo con qualsiasi muscolo, guarda, spingi fuori così, senti quanto sei forte, inspira e trattieni, spingi fuori, zero, ok? Perché questo? Significa che c'è un problema col meccanismo craniosacrale, ok? Noi quando respiriamo, all'interno della nostra colonna ci sono tre membrane che sono le meningi, all'interno del quale c'è il fluido cerebrospinale, che molti definirebbero un po' anche, diciamo, la linfa vitale del nostro corpo, ok? Poi dipende, insomma, che discorso vogliamo intraprendere. E questo fluido naturalmente sale e scende quando respiriamo e permette di comunicare il cingolo pelvico con la scatola cranica, ok? I movimenti delle ossa, come le ossa iliache, l'osso sacro, il pube, tutte queste, con lo sfenoide, con l'osso temporale, con l'osso frontale, con l'osso occipitale, ok? Questi comunicano e si muovono, diciamo, insieme. Naturalmente nel cranio non sono movimenti, diciamo, estrinseci, ok? Quindi così, sono più movimenti sottili di espansione e contrazione, ok? Quando respiriamo. E questo sistema, naturalmente, per pompare su il liquido cerebrospinale deve funzionare bene, perché naturalmente deve pomparlo contro la gravità, e c'è un problema nel cranio che non lo fa lavorare bene, ok? Poi verosimilmente avremo anche un problema nel cingolo pelvico, però adesso devo procedere con ordine. Quindi spingi su e qua sei debole, però inspira e trattieni, spingi, senti la differenza? Quindi, come in matematica, meno per meno fa più. Sappiamo che devo fare una correzione nel cranio mentre tu prendi aria. La correzione è qui. Apri grande, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, adesso qua, inspira, fuori, apri la bocca se non mi mordi, inspira, fuori, ultimo, fuori, già che ci sono, apri grande, questo è un po' fastidioso, ok? Eccolo più a destra, infatti questo muscolo pterigoideo esterno, che è contratto a destra, può dare mal di testa. Perdonami? So, questo non è piacevole. Apri grande, di qua sarà quello interno,
Ok. Tortura finita, stai tranquillo. Dritto. Respira normalmente. Ti ricordi quando toccavo qua perdevi la forza? Spingi su. Dimmelo tu com'è. No, è più forte. Perché se lo dico io non mi credono. No, è più forte, più forte. Adesso diranno che t'ho pagato. Adesso vediamo qua. Inspira. Trattieni, spingi in dentro. Come lo senti? Più forte. Molto meglio, vero? Sì. Ok. Andiamo qua sotto. Le gambe sono pari. Guarda tu stesso, come le vedi? Pari. Okay. Sì. Quindi senza aver toccato il bacino ho corretto il cranio e non è che l'arto è effettivamente più corto, però una rotazione del bacino dovuta a una tensione scorretta dei muscoli faceva sembrare la gamba destra più corta. Ho corretto il cranio, eliminato quelle tensioni e le gambe adesso sono uguali. Vediamo, hai fastidio qua? Un pochino, non tanto, però poco. Ok. Poco. Qua? No. Ok. No. Qua? Un po', un po'. Un pochino. Qua? No. Ok, tanto. Questo semplicemente significa che devo andare a lavorare anche sul piano strutturale. Ok. Ah. Hai preso una storta qua? Una volta sì, può essere. Eccola. Oh, qui va bene. Oh, questo va meglio. Infatti, è libero. Rilassato. Lascia, lascia. Eccolo lì. Ok. Piano piano la pancia sotto. Calcia su. Su. Ok. Calcia su. Qui anche quando stimolo qua, dorso iliaco, calcia su. Perdi forza da tutte e due le parti, ci fai caso? Sì. Sì. Giù. Adesso credo che si sarà riaccorciata la gamba. E infatti, guardate che differenza. Perché facendo quello stimolo il suo corpo è andato in difesa perché mi sta comunicando che lì c'è un problema. Vediamo che succede quando alzo. Diventa pari. Questo si chiama test di Derfield. Mi comunica cosa devo aggiustare tra osso iliaco o osso sacro. Adesso con la gamba corta testiamo la cervicale. Cerco di raccogliere prima tutte le informazioni sulle strutture da aggiustare e poi passo ad aggiustarle. Gira la testa a sinistra. Sinistra. Non cambia niente, gira a destra, non cambia niente, testa in centro, porta le spalle su verso le orecchie, pareggia, questo è un test per di activator per la sesta cervicale, ok? Spalle giù, quindi la andiamo a trovare, è qua, rilassato. Ok. E infatti adesso le gambe sono tornate pari. Poi, secondo la zone therapy, con C6 vanno, non me le ricordo, sì, T2, T10 e L1. Le controlliamo. T2, di qua. Rilassato, eccolo, è andata da sola, non ho neanche avuto bisogno di, poi, 9, 10, male qua? No, intanto, qua? Neanche, okay. Eccolo lì, T2, T10, L1, ok, L1 è di qua.
Quindi ti faccio venire sdraiato sul fianco destro. Ok. Inspira profondo. Fuori. Tira un po'. Eccolo qui. Sentito? Mamma mia, sì. Ok. Uff. Già che sei lì, torna di fianco. Vediamo se riesco. Verso di me sempre. Ci dovrebbe essere anche... No, era di là, l'altro fianco, hai ragione tu. Ragione io. Sì, no, hai ragione, perché era quando stimolavo di qua. Lascia. Già andato. Ok. Pancia in aria. Sta bene, mano qua, scivola più giù sul lettino, stai rilassato, appoggiati, già andato, ok, va bene. Lascia, mano dietro. Posto? Posto, posto, vivo. Mani qua su e vegeto. Poco, poco. Ok, qui vado a sentire. Ah, vabbè, proviamo. Dovrebbe essere testa indietro. Porta la testa indietro in estensione? No. Testa normale, gira verso destra? No, verso sinistra? No. Testa al centro, porta l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra. Che sinistro? Morbido, faccio io, morbido. Ok. No, dall'altra parte. Eccolo, è in flessione laterale destra, così è pari. Andiamo giù. Qui il tuo corpo mi sta richiedendo un adjustment che è qua su C3, in questa direzione qua. Lascia rilassato. Ok, mani. Poco fa con la testa pari avevi più corto a sinistra, adesso siamo pari. Ok, andiamo giù, quando c'è lateralità di qua si cerca la posteriorità, eccola. Siamo su un livello sotto C4, rilassato. Io non faccio rotazione, ma faccio posteriorità. Eccolo là, ok? Si sentono, eh? Si sentono e come? Ok, dammi le mani. Un bel respiro. Fuori. Eccolo lì. Ok, vieni seduto. Adesso qui gli ultimi gradi ci arrivano. Adesso ci arrivi scioltissimo. Com'è qua? No. Qua su? No. No, che vuol dire? Niente male? Niente male, no, non sento. Qua? No. Qua? Leggermente, però. Ok, stimoliamo con l'activator. Adesso? Meno, meno. Ok, rilassato. In piedi, mangi i fianchi, spingi gradualmente il tuo gomito indietro contro il mio, colpo secco, ok, dammi l'altro, spingi gradualmente indietro, ok, passo avanti. Cosa scocchiato adesso? La spalla? Articolazione acromion claveare, mani qua dietro, bello alto, vediamo, stringi i gomiti davanti, tieni strettissimi. Tantissimi. Testa giù, non camminare, ti tengo io. Okay.
Ok, adesso vai un po' avanti e indietro e mi dici come ti senti. Bene, Il discorso di più libero. tendiniti sulla tibia e sulle avambraccia andrà piano piano a sistemarsi da solo perché il tuo corpo non stava lavorando bene, ok? Quindi non riuscivi a pompare il fluido cerebrospinale su e giù per la colonna e naturalmente i muscoli ne risentono. Adesso io ho sistemato questa cosa qui. Piano piano nei giorni dovrebbe iniziare ad andare via l'infiammazione e il malfunzionamento. Va bene, D'accordo? Hai ok. domande? No, abbastanza Tutto chiaro. chiaro? Sì, Perfetto. sì, sì. Naturalmente anche con te bisognerebbe fare un percorsino, non è che io con una seduta riesco a risolvere i mali del mondo, però sicuramente la prima seduta è stata illuminante sulla natura e la causa del tuo problema. Hai visto quando prendevi aria andavi tutto debole. Questa cosa l'abbiamo cambiata. Quindi qual è la causa scatenante del dolore cervicale, diciamo, Beh, ci sono principale? blocchi cervicali, ma sono secondari a un problema di respirazione, ok? Ok. Vieni un attimo seduto. Spalanca grande. Chiudi. Clic è andato via. Spalanca. Chiudi. Ok. Poi naturalmente anche sulla bocca dovrò lavorare perché tu sicuramente aprirai ancora deviando. Anzi, facciamo così. Apri Ancora un po' sì, c'è il click però. poco poco a metà. Ok, poi su questa continueremo in modo più dettagliato in futuro, va bene? Ma sì, grazie mille, invece quei Ah, 27 risali, risali, vediamo se. che no, quei che Ah, non veramente sempre basta una seduta, però io sono convinto che un miglioramento lo vedremo. Guarda dritto. Guardate voi, sono pari. Abbiamo ma veramente? di qua 33 a sinistra. 34 a destra. Ma com'è possibile questa? Grazie Ma all'adjustment. io è tipo una riprogrammazione neurofisiologica del corpo che naturalmente lo aiuta a lavorare meglio. Lavorare meglio significa anche distribuire il peso in maniera uniforme tra le due gambe. Questo rimarrà nel tempo oppure Mi fa la domanda finirà? da 1 milione di dollari. No. Dobbiamo vedere se abbiamo eliminato l'unica causa, se ce ne sono altre. Va Va bene? È bene, stato un piacere. grazie.